Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi voglio portare in risalto in questa giornata 17 dicembre 2012, ore 23:04, una notizia per tutti i curiosoni, che naturalmente vogliono in qualche modo eliminare l'effetto sbornia per presentarsi a casa belli, perfetti e precisi come quando sono usciti, però durante la serata magari farsi qualche bicchierino in più, quindi magari buon vino e altrettante cose. Cos'è che bisogna fare? Si può fare una ricerca tramite internet, che è possibile, hanno già studiato, ormai questa cosa è diffusa da quasi un anno ormai, ve la voglio dare come chicca prenatalizia, che hanno ritrovato da una pianta cinese, che naturalmente si chiama Laovenia dulcis. È da 5 secoli che la utilizzano per far passare le sbornie alle persone, e da questa pianta si ricava una molecola, il DHM, che in pratica ha la capacità, se assunta diciamo per via orale, dopo 70 minuti, poco più di un'ora insomma, passa la sbornia. Se invece questa cosa la fai partire per iniezione, allora la cosa dopo 5 minuti già ritorni bello pippante. Naturalmente prima c'erano delle cose un po' più chimiche e c'era dietro a un discorso di ansia, convulsioni, l'effetto di queste pillole per togliere la sbornia. Però questa cosa è ritrovata, che già i cinesi, è 5-6 che usano questo prodotto, l'Ovenia dulcis. La giornata andatela a trovare, cercatela per passare delle buone feste ubriacandovi, e potete anche guidare la macchina dopo aver ubriacati, dopo aver preso questa sostanza. Vi ho dato questa bella chicca di saggezza per festeggiare e per rendervi allegri le vostre feste natalizie, perché tutti vorrete prendere la macchina per arrivare prima nel vostro posto desiderato e uscire e poter di nuovo riguidare la macchina per fare altre tappe, altre mete. E il tutto senza avere poi l'occhio indiscreto del familiare che vi guarda a casa, ragazzi. Se non ci credete, andate a guardare bene su internet, e dalla Cina con furore anche questa bella notizia, questo prodottone di ultima generation, lo troverete, insomma, ragazzi. E a voglia, a iosa. Arrivederci, Montignano.